Mi dai il là per l'ultima domanda che è sulla nuova direttiva, cioè che non la tratti nel libro, però ovviamente ormai oggi dobbiamo chiudere. No, certo, non c'era, però. Quindi, secondo te cosa ci dobbiamo aspettare? Cioè, visto che allora, la mia paura è, l'ho fatto una lezione con i miei studenti l'altro giorno, ogni volta che faccio vedere, introduco le prime norme sul diritto d'autore, no, faccio vedere che noi abbiamo una legge del 1941, lo studente, diciamo, profano, dice, ma come del 1941? Ma abbiamo una legge così vecchia? Poi gli spieghi che in realtà è stata aggiornata più volte, quindi non è così scandaloso, il codice civile è del 42, il codice penale del 30. Ok. Prossimo passo, no? Quando io spiego che in realtà tutte le grandi innovazioni della nostra legge sul diritto d'autore dagli anni 90 in poi sono figlie di direttive europee, allora dico attenzione perché proprio quest'anno dovrebbe arrivare una legge che recepisce una nuova direttiva che è del marzo 2019, quindi è già passato un anno. Dovremmo avere circa 2 anni in tutto per fare la legge di recepimento e arriveremo sicuramente ad aprile del 2021, no? Perché il legislatore italiano se può prendersi del tempo se lo prende tutto. Però, ecco, ho un po' paura, nel senso che, viste le cose come sono andate, ogni tanto i casi sono due. O fanno un copia e incolla delle direttive, come è successo con la direttiva copyright, la direttiva software, no? Che a volte le norme sembrano dei copia e incolla pari pari della direttiva. Oppure il legislatore coglie l'occasione per dire, ma sì, dai, cogliamo l'occasione, mettiamo le mani sulla legge, la riscriviamo da capo e apriamo finalmente una nuova legge sul diritto d'autore. Perché qua la direttiva crea dei nuovi diritti, no? I famosi. Lo lascio dire a te, no? Cioè, i due nuovi diritti che vengono creati, quelli a favore degli editori di news, perché quelli romperanno le scatole sostanzialmente, cambieranno le cose. Allora, ci sono due aspetti. Uno era appunto quello sui siti che riproducono notizie già pubblicate dalla stampa, quindi il diritto del publisher in inglese, no? Del publisher, e quindi le piattaforme che riproducono in maniera seriale, cose che in gran parte erano già coperte da copyright, peraltro, no? Però questi sono, questo diritto si estende a raccolte di articoli non pubblicati integralmente, non necessariamente pubblicati integralmente, ma anche a estratti. Quindi ci sono dei diritti che vanno al di là del diritto sul copyright, del diritto d'autore, che comunque insiste chiaramente sull'articolo. Poi la seconda innovazione in senso stretto, nel senso che è una cosa nuova che non esisteva prima, è una responsabilità per i gestori delle piattaforme che condividono materiale soggetto a copyright. Allora, nel 2000 si è stata creata una direttiva che è stata recepita in Italia, la cosiddetta direttiva e-commerce, che stabiliva che i fornitori di servizi della società dell'informazione, cioè i provider, non fossero responsabili per le malefatte dei clienti i cui servizi erano ospitati dalle proprie strutture, a meno che non fossero a conoscenza dell'illiceità di questo Sì, quindi c'è comportamento. Questo significa un principio che ha sorretto internet per 20 anni praticamente, no? Cioè, è una cosa che ha consentito di creare in America con il Digital Millennium Copyright Act e in Europa con la direttiva e-commerce, si è stabilito che sarebbe stato troppo oneroso per questi servizi che stavano sviluppando andare a investigare ciascuno, oddio, questo sì, questo no, aspetta, questo magari. Nel dubbio non succedeva niente, appunto, nel dubbio non si faceva niente, come dicevamo prima. Allora si è stabilito in modo molto chiaro due cose. Uno, questa nuova responsabilità, e due, la mancanza di un diritto di sorveglianza. Cioè io, fornitore, non sono il poliziotto dell'internet. Se tu hai qualcosa da dire, me la dici. A quel punto, se ho una sufficiente notizia, io divento cosciente della cosa, mi preoccupo. Ma se nessuno mi dice niente, non mi preoccupo. Cioè il service Però provider interviene solo dietro segnalazione, questo è chiedo segnalazione, il oppure sono i concetto. contenuti che obiettivamente sono pornografia minorile, Sì, quelle cose lì. chiaro. E non è che uno deve informarmi che quella pornografia minorile, lo è, non c'è nessuno. Ma un contenuto. Io posso avere o non avere diritto di pubblicare un contenuto, magari sono licenziatario, cioè, come faccio? Devo fare un processo prima di consentire a qualcuno di pubblicare qualcosa sulle mie cose che non ho deciso io? Dovrei fare il filtro? No, si dice questa cosa è troppo complessa, si esclude la responsabilità, si dice una responsabilità eventuale per non aver reagito una volta che ho avuto conoscenza fondamentale. Questa direttiva
per la prima volta introduce un principio opposto, cioè che io ho un dovere di monitoraggio. Io service provider. Io titolare della piattaforma di condivisione, ho un dovere di monitoraggio, Ok. oppure un diritto di prendere delle licenze generali con i gestori collettivi, che non si capisce neanche chi debbano essere, perché per la musica si può anche capire, per i filmati e le opere audiovisuali si può anche capire, ma per tante altre cose magari no. E quindi se io non ho adottato queste licenze, e devo farmi parte diligente, cercando di capire se queste opere sono o non sono, altrimenti sono di principio responsabile. Ora, un problema si era posto, cioè, ma, le piattaforme che condividono ad esempio software libero. Cioè io, mettiamo GitHub o GitLab, o Mercurial o chiunque altro che fa questa cosa, cioè, ha queste piattaforme in cui la gente contribuisce software libero, modifica software libero e si partecipa e si crea tanto, tanto bel software. Si presume che quella roba lì sia open source o software libero, ma magari c'è anche roba che non lo è. E quindi questi dovrebbero andare progetto per progetto a vedere se il software. Allora, dicono, no, questa cosa qui non può essere. E questo era un esempio, e poi ce n'erano degli altri. Allora cosa ho fatto? Invece di dire, no, questa è una regola totalmente stupida, che è stata fatta per inseguire una particolare esigenza di una particolare industria, facciamo nuovi cognomi, industria della musica, e l'industria cinematografica, quindi la RIA, la MIPA, i loro alteri interni, per inseguire queste esigenze si è fatta una norma per tutti. E poi dopo dice, ah, ma aspetta, ma per questo non ha senso, allora facciamo un'eccezione. Il problema è che introdurre una regola che fa eccezione alla regola generale e introdurre l'eccezione dell'eccezione è una cosa che è di una perversione totale. Sì. E poi ci sono degli usi che non sono rientranti queste eccezioni, cioè che hanno la stessa ratio, ma siccome le eccezioni sono di interpretazione stretta e non puoi andare al di là di quello che dice l'eccezione, dice ci sono casi che sono assolutamente simili e però hanno dei grandi problemi. E ne faceva un esempio Roberto Di Cosmo sul Software Heritage. E ci sono tante, e poi ci sono tante possibilità che noi non conosciamo ancora di servizi che condivideranno. Cioè c'è questa cosa per cui siccome qualcuno ci fa dei soldi, allora sta sfruttando indebitamente i diritti di altri. Allora, diciamo, il senso qual è? Il senso è quello di permettere agli editori di news, di giornali, ad esempio, di poter andare a battere cassa a Facebook e Twitter, no? Voi su Twitter, su Facebook girano i nostri articoli, la gente si ricopia e incolla, fa gli screenshot, li sbatte qua, ci guadagnate voi e a noi non arriva nulla, perché la gente alla fine non clicca neanche. No, io gestisco tre pagine web, tre pagine Facebook, Carlo, lo so benissimo. Cioè, se tu metti una notizia con lo screenshot del titolo e due righe, la gente legge solo quello e non andrà mai più sull'articolo di Repubblica o di Corriere o di HuffPost a leggersi l'articolo. Quindi è molto ridotta, è tipo il 5% il numero delle persone che davvero cliccano sul link. E quindi gli editori cominciano a dire: ma insomma, ma allora alla fine non è che tu ci stai, tu Facebook o tu Twitter ci fai sto grande servizio, anzi, ti stai parassitando la nostra attività creativa. E allora noi attraverso la legge ti costringiamo a darci una fetta di questo tuo, di questo tuo introito, no? Questo è un po' tutto il senso. E poi che questa, la domanda è questo, come, cioè, inciderà su chi? Cioè, inciderà su Mark Zuckerberg che dovrà dividere, appunto, dovrà dare l'obolo a questi qua, oppure secondo te inciderà sugli utenti? Cioè, gli utenti avranno delle limitazioni, secondo te? Cioè, Allora, l'utente Facebook avrà delle rotture di non scatole in so più? chi se ne gioverà. O quantomeno, no, cioè, non so chi pagherà. So chi se ne gioverà e so che se ne gioverà Google. Cioè, paradossalmente, questa cosa è nata per combattere Google, per combattere il fatto che Google si prendesse una buona parte, o Google, Facebook o chi altro si prendesse, ma questi qui non hanno nessun problema. Faranno le loro esigenze, hanno un potere commerciale talmente alto che fanno le licenze che vogliono. Il problema è il concorrente di Google che domani dovesse intervenire. È la stessa cosa per la privacy. Cioè, se tu fai, se crei tanti paletti per colpire quello, quello dice, vabbè,
non è un problema perché gestire i contenuti, filtrarli, è il loro mestiere, non è un problema. Il problema è per una piattaforma che vuole fare concorrenza, magari specializzata, che vuole fare concorrenza Non, sì, non ha le spalle sufficientemente larghe è disproporzionalmente per colpita perché entrare, non ha la certo. capacità di investire talmente tanto. Quindi i piccoli sono piccoli e non sono colpiti perché ci sono delle esclusioni di dimensioni. Quando superi quella soglia, pam! E quindi chi ha già recuperato quella soglia sta bene, poi chi è sotto quella soglia non raggiungerà mai quel livello, per cui è un bellissimo mercato in cui ce n'è uno grande e tanti piccoli. È la situazione ideale. Non è che questa cosa qui viene dal niente, attenzione, ci hanno già provato in Germania, ci hanno già provato in Spagna. In Spagna, Google News, in Germania Google ha semplicemente detto ok, non pubblico più le notizie. E in Spagna hanno fatto causa a Google perché non ha pubblicato più le notizie. Il problema è che c'erano delle piattaforme dedicate e quelle sono sparite. Cioè quelle non hanno più potuto, Google se ne può anche fregare, cioè non è mica quello Sì, cioè il suo Google ha business. detto, vabbè, ok, Io io non in vedo Spagna, i tagli, no, so anche no, quello. in Spagna questo Lo servizio faccio, qua è un non lo erogo problema. più, non lo erogo più, non mi interessa, e ok, in compenso però hanno ammazzato Invece, tutti gli altri che in Spagna facevano quel lavoro. Va bene, ok, quindi bisogna interessantissimo. sempre pensare che, non che ogni azione in economia ha una possibile retroazione. E Bene, questa allora, azione scusami. è fondamentalmente stupida È per più di, questo. allora, è più di un'ora e mezza che siamo in diretta, mi stavo realizzando, ho realizzato adesso. Voglio vedere se c'è qualche domanda dal pubblico, cioè ho una ventina di